Ciao a tutti gamers e bentornati in questo nuovo video. Come da titolo oggi vi parlerò della mia recensione personale di Dragon Ball Z Kakarot. Dopo avervi passato parecchie ore, in sostanza mi manca soltanto l'episodio segreto. È vero che vi ho promesso che avrei portato la serie intera, ma il primo episodio non c'è stato per nulla nessun feedback positivo e quindi ho preferito lasciar stare. Però volevo dire la mia su questo gioco. Iniziamo la recensione di Dragon Ball Z Kakarot anticipando che non è la prima volta che Dragon Ball diventa un gioco di ruolo, una prospettiva un pochino insolita per una serie incentrata sui combattimenti e sull'azione, ma anche una strada già battuta in passato con risultati particolarmente altalenanti. Gli sviluppatori sono quelli della Cyber Connect, che si sono già distinti in passato per adattamenti videoludici come quelli di Naruto. Questa volta però hanno avuto un compito particolarmente difficile, quello di trasformare la serie di Akira Toriyama in un GDR moderno con l'open world, i combattimenti action e una grafica all'avanguardia. Insomma, una roba mica da poco. Il gioco ripercorre tutta la serie Z, seguendo le vicissitudini di Goku e i suoi compagni dall'arrivo dei Saiyan sulla Terra alla battaglia con Majin Buu. La storia è raccontata attraverso dialoghi e cinematiche che nella maggior parte dei casi ricalcano fedelmente quanto visto e ascoltato in TV. È possibile scegliere tra il doppiaggio in inglese e quello giapponese, ma secondo me, il mio modesto parere, è nettamente migliore quello giapponese. Bene, adesso vorrei parlare del mondo di gioco. Allora, questo è un argomento un po' ostico, perché non abbiamo mai avuto occasione di esplorare liberamente il mondo di Akira Toriyama, dato che lui, questo maledetto, ce l'ha sempre mostrato a spizzichi e bocconi nelle sue opere. Però questa volta in Dragon Ball Z Kakarot è possibile vedere tutto. Infatti sulla mappa del pianeta possiamo vedere le località iconiche come West City, l'arcipelago in cui risiede la Kame House, i boschi dove si ergono praticamente la torre di Karin, il santuario di Dio e così via. Sicuramente i fan come me di Dragon Ball riconosceranno immediatamente i luoghi in cui si sono svolti i momenti più famosi della storia, spesso contrassegnati da cartoline che li ricordano con una scena dell'anime che rientrano in una sconfinata lista di collezionabili da trovare e raccogliere. Infatti questa è una delle quest secondarie. Infatti adesso parleremo delle storie secondarie che di tanto in tanto appaiono sulla mappa del mondo. Sono contrassegnate da punti esclamativi azzurri. Queste missioni facoltative sono temporanee e scompaiono se proseguite troppo con la campagna principale. La maggior parte di esse ruota intorno a vecchie conoscenze. Però secondo me queste storie secondarie aggiungono poco alla campagna, però sono comunque simpatiche, cioè nel senso non sono mica male, anche per prendere le sfere Z, ricette oppure anche emblemi. Bene, adesso parleremo dei combattimenti del gioco. Dunque, alla luce di quanto detto fino ad ora, dovrebbe essere chiaro che Dragon Ball Z Kakarot non è un picchiaduro. È facile scambiarlo per una versione riveduta e corretta di Dragon Ball Xenoverse, quando in realtà vuole essere qualcosa di più, soprattutto come gioco di ruolo. La base, infatti, è molto semplice: con un tasto si attacca in mischia, con un altro si sparano a raffiche le onde di energia, con un altro si schiva e con un altro ancora consente di parare. Successivamente poi subentrano poi le combinazioni di comandi che danno accesso a tutta una serie di manovre più complesse. Infatti esse comprendono schivate che rallentano brevemente il tempo se seguiti al momento giusto, contrattacchi teletrasportati, colpi che infrangono le difese, attacchi stordienti, combo e tecniche speciali che il giocatore può apprendere. Infine, ogni manovra o tecnica speciale consuma l'aura, che potremmo ricaricare in qualunque momento, tenendo premuto un pulsante come in tantissimi altri videogiochi ispirati a Dragon Ball. Ma io direi che si impara a giocare in pochi minuti. Inizialmente può sembrare anche fin troppo facile, ma i nemici minori cui ci batteremo girando per il mondo sono sempre fastidiosi. Secondo me sono fastidiosissimi. Come in ogni gioco Dragon Ball, i boss sono molto più impegnativi e richiedono un minimo di preparazione da GDR vero e proprio. Infatti è sempre meglio farsi cucinare un manicaretto da Kiki, che aumenta le nostre statistiche temporaneamente, e mai dimenticare, e ripeto mai, di spendere le sfere Z accumulate per poter potenziare le tecniche speciali e impararne di nuove, così da poter sbloccare anche qualche bonus. In conclusione io direi che Dragon Ball Z Kakarot è quello che potremmo definire una catena di boss fight inframmezzate da sequenze GDR, che talvolta si prolungano anche un po' troppo. Tra una saga e l'altra si svolgono praticamente i cosiddetti intervalli, momenti di libertà in cui il giocatore può comporre il gruppo come vuole, è libero da vincoli da stare a girare il mondo in cerca di storie secondarie o altre sfide. Intervalli infatti è il momento più opportuno per raccogliere le sfere del drago, che si rigenerano ogni 20 minuti. Infatti potremmo chiedere a Drago Sharon le sfere Z o del denaro, che serve per aggirare completamente il farm, che diventa importante a livelli alti, quando dovremmo sbloccare le tecniche speciali più potenti e costose. Oppure potremmo chiedere a riportare in vita un vecchio boss potenziato per combatterlo un'altra volta.
Ma una cosa veramente figa che ho trovato è l'enciclopedia Z da completare, trovando praticamente collezionabili in tutto il mondo. Difatti è praticamente l'indizio principale che ci fa capire come il gioco sia stato pensato specialmente per i fan di Akira Toriyama e della sua opera. Accessibile dal menu principale, questo libro virtuale è una miniera di informazioni e dati sul gioco e sull'universo di Dragon Ball, che un appassionato non potrà fare a meno di apprezzare. Bene, adesso è arrivato il momento della valutazione finale, che io ho deciso di fare da una scala da 1 a 10, e il mio voto è 8. E adesso vi spiego i motivi, sono principalmente 4. Il primo è che gli elementi GDR non sono particolarmente sofisticati, funzionano, però non mi fanno impazzire. Il secondo è un problema che io ho trovato, ovvero la telecamera impazzisce ogni tanto. Secondo me servirebbe una manovra correttiva, una patch quantomeno. Il terzo, gli obiettivi delle campagne e delle storie secondarie sono molto ripetitivi e a volte diventano davvero una grandissima rottura, secondo me. Ripeto, questo è il mio parere personale. E infine, avrei preferito giocare con qualche personaggio in più, perché sì, non potrete utilizzare tutti i personaggi. Bene, io direi che possiamo concludere qui il nostro video, spero tanto che la mia recensione personale vi sia piaciuta, vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao gamers!